Ciao a tutti amici di YouTube, da Nicola. Come state? Spero bene, vi piace questa barbona oppure vi fa schifo? <ride> Immagino la seconda. Va bene allora, in questo momento sono sintonizzato su, su Skype perché stanno facendo vedere le, le sintesi ampie, cioè quelle che durano mezz'ora sulle partite di qualificazioni ai mondiali russi 2018 e per la precisione stanno facendo vedere quelle andate in onda in diretta la notte scorsa perché c'è il fuso orario eccetera eccetera oggi è mercoledì 8 settembre anche se questo video lo vedete domani giovedì No, oggi che giorno è oggi è mercoledì 7 settembre. Scusate, anche se questo video, questo video vedete domani che è l'8, eh, ovviamente per la serie di, di montaggi. E, eccetera, eccetera. Quindi parlo, parlo dicendo oggi, anche se per voi sarà sarà ieri. Ecco. Allora, eh, oggi mercoledì eh, 7. Eh, parliamo ovviamente di Jalapas Anzi, prima di parlare del, della, della conferenza che c'è stata oggi, vi voglio confermare che la, eh, le partite di qualificazioni eh, ai mondiali delle partite nazionale, sono eh, anche su Radio 2, ve lo posso confermare perché lunedì la partita è stata trasmessa anche su Radio 2, sicuramente sì, si sono decisi e l'hanno mandata in onda su, anche, in, anche in radio, come gli europei insomma. Quindi eh, potete sintonizzarvi su Radio 2 anche quando eh, c'è RAI Dire Nazionale. Allora, eh, detto questo, eh, vi voglio eh, parlare della conferenza che c'è stata oggi che c'è stata oggi eh, nei salotti della, della RAI. Non, non so dove, si, dove fanno le, le conferenze, ma vabbè e si è parlato di Jalapas e anche secondo me in maniera abbastanza ampia allora, ci sono delle buonissime delle buonissime notizie come, come l'anno scorso eh, oddio no come l'anno scorso ma ancora più ampie vabbè ve le, ve le illustro subito potete trovare comunque sia cercando, cercando via internet non so dove si trovi la, la, la conferenza ma in caso eh, dove si trova la ve la posto in descrizione eh, hanno parlato eh, ovviamente del fatto che domenica eh, inizia quelli che è il calcio, quindi mi raccomando, ricordatevi quelli che è il calcio alle 13:45 su RAI 2, ricordatevelo, perché anche perché la conferenza era, eh, era mh, anche su quelli che è il calcio, insomma, e infatti c'erano Nicola Savino e i produttori comici i vari della trasmissione ma parliamo della Jalappas perché si è parlato anche del, della loro carriera nel corso della stagione eh, e pensate un po' è stato confermato anche il programma di seconda serata a novembre cioè inizierà a novembre che sarà una cosa totalmente nuova da come ho capito anzi da come hanno detto quindi eh, mi aspetto proprio una cosa che non hanno, che non, che non hanno mai fatto, quindi aspettiamo, aspettiamo novembre per vedere che, che cos'è perché sono eh, curiosissimo. Poi, eh, come se non bastasse, a gennaio pare che Dalla Tana stia lavorando con loro per fargli fare addirittura un quotidiano. Pensate come puntano su loro questi Dalla Vedete un po' voi, non si sa che cos'è anche quello, ma. La felicità per noi fans c'è assolutamente. C'è per ora si è, si, è detto, si è detto solo quello. Poi ce l'ha spero di rifare di nuovo il dopo festival. Anche se noi fans vogliamo, oddio, per me è indifferente visto che il dopo festival è piaciuto. Eh, quello del, dello l'ultimo che hanno fatto, cioè quello del 2016, insomma, l'ultimo che hanno fatto. Quindi per me è indifferente, anche se non in mi interessa notare me lo registro, me lo guardo il giorno dopo. Per chi se ne frega, e quindi loro, loro sperano che, che lo rifanno. Io spero che comunque sia, facciano qualcosa per Sanremo dopo, che sia dopo Festival, la Radiocronaca, o magari perché no, anche la Telecronaca come fanno anche per le partite di calcio. E quindi niente, non è, altro, altro non c'è, però mi sembra che. Ehm, sia, sia, sia già tanto poi ovviamente magari eh, non so se faranno anche qualcos'altro ma penso che lo sapremo più in là d'altra parte per i troppi impegni addirittura Carlo si era messo d'accordo con, eh, con Dalatane e con Savino per non essere presenti in tutte le puntate perché se, come, come ha detto come c'è scritto anche su Tivoblog: Blog eh, tra parentesi io non ho seguito la conferenza in streaming perché, era, perché ero al lavoro quindi non, eh, non potevo e, chiuso la parentesi, Carlo avrebbe detto che eh, avrebbe chiesto il permesso per non essere presente in tutte le puntate di quel che è il calcio, quindi per impegni televisivi, perché si rende conto che non ha più eh, 20 anni, però eh, neanche, gli altri, neanche gli altri due, cioè Marco e Giorgio non hanno più 20 anni, però io me li sento ancora giovani dentro secondo me, per aver voglia di fare tutto questo. E, insomma, li stimo anche, anche per questo perché hanno sempre voglia di fare, secondo me, ci mettono anche molta molta passione. Bene, El, questo è quello che, quello che faranno. Per cui, buona stagione televisiva, già la piana a tutti, e vi aggiornerò su ulteriori novità. Comunque, eh, tutto quello che ho detto lo posterò tramite un link di tv blog in, in descrizione. Bene, io penso di aver detto tutto. Ciao a tutti da Nicola e vi ricordo ancora quelli che è il calcio la domenica 13:45 su Rai 2. Ciao a tutti.